tutti e bentornati da Karin. Oggi c'è Gioia. E a quanto pare Gioia è entrata nel mondo di Poppy Playtime. Cioè, non sto capendo. Dobbiamo capire. È una studentessa nella scuola degli Smiling Critters e Oppy. E Chicken Chicken, come al solito, la stanno già bullizzando. Che cosa sono quelle? You're so embarrassing. Sei così imbarazzante. Sono peluche, la stanno prendendo in giro. Sembra veramente arrabbiata. Due ore dopo. Vediamo che cosa succederà. Guarda, c'è la nuova ragazza lì. Diamole noia. Sta facendo dei riti voodoo. Meno male era Gioia, la gioiosa. A me qui mi sembra Gioia la strega. Ha bucato un piede e Oppy ha sentito dolore. Sta volando e lui vola. Questa bambola voodoo sembra funzionare molto bene. E ora mi ha anche dato fuoco. È morto polverizzato. Il mio primo giorno di scuola è bellissimo. Vero Chicken Chicken? Beh, spero ci saranno altre storie di Gioia. Sicuramente oggi vedremo un sacco di storie. E non so se voglio rincontrare Gioia. Ho un po' paura. Nel frattempo Dog Day gioca con il suo cucciolo e gli ha tirato un osso nella testa. Ti ho detto di non uscire. È già la seconda volta. Fuori c'è un mostro che si chiama Piggy Piggy. Ve lo ricordate che l'avevamo già incontrato una volta? Lui gli aveva aperto la porta e era entrato in casa. Beh, questa volta Dog Day non capisce nulla. È l'ennesima volta che non capisce gli insegnamenti del padre. Bisogna ascoltare i genitori. E infatti eccolo, il Piggy Piggy mannaro. Di notte con la luna piena sbuca, si trasforma in un mostro orripilante e ruba i bambini. Vuole mangiarsi il mio piccolo. Che cosa devo fare? Vai a combattere, Dog Day. Che cosa aspetti per tuo figlio? Questo ed altro. L'ha leccato. Se pensi di essere un mostro spaventoso nella foresta, ti sbagli, perché anch'io la notte di luna piena mi posso trasformare. Infatti Dog Day è diventato un mostro enorme e spaventoso. Scusa, ma non stavo facendo niente di male, stavo solo guardando tuo figlio. Gli ha strappato la faccia con un urlo. Non avere paura, piccolo. Si è cagato addosso. Sì, ragazzi, si è scagazzato dalla paura. Avrei avuto paura anch'io, ma adesso che cosa sono tutti questi hamburger? Li voglio anche io. Sembrano buonissimi. C'è Catfin con un caffè in mano. Lo sta tenendo con la sua coda, guardalo, sembra proprio uno stupido. Ma poverino. Mi prendono in giro, ha detto. Berrà un altro po' di caffè. Ora è il livello massimo, arrabbiatissimo, pronto ad agire e a far fuori Oppy Hopscotch. Che cosa farà per vendicarsi? Ha ben tre mani. Oppy sembra molto spaventato. Stai cercando di scappare, Oppy? Sembra che Oppy abbia chiesto scusa, ma non l'ha perdonato. Un'ora dopo è ancora lì, legato, pronto ad essere sciolto nell'acido. Stai difendendo Oppy, Catnap, dopo tutto quello che mi ha fatto? Beh, in effetti gli ha fatto un brutto body shaming, non se lo meritava. La sua dose di caffeina è scesa a zero. I'm so sorry, Catnap. I don't know ci sono abbracciati. It's okay, bro. E ha chiesto anche scusa. È tornato in sé. Ehi, idioti, liberatemi. Qualche momento dopo. Guardiamoci un film, Catnap. Quale preferisci? Buon appetito, Catfin. Buon appetito, Catfin. Meno male. Beh, meno male. Sembrano essere diventati amici. Ma ora? Questa piccola Crafticorn si è buttata nel condotto dell'aria? O nella spazzatura? In una strana stanza. Il mondo dei Frowning Critters c'è scritto su quella porta. È un portale segreto, ma è spento. Col suo corno lo sta accendendo e
È uscita Unicorn, il cavallo che finge di essere un unicorno dei Frowning Critters. Leva le mani di dosso, la mia piccola, scappiamo. Io sarò la sua mamma, mi devo prendere quel piccolo unicorno e portarmelo via. Non sembri Craftycorn, chi sei? Io sono Craftycorn e tu farai tutto quello che voglio. Dovrei portare un baby pony alla tua regina. Ma quello non è un baby pony, è un baby unicorn. Povero Dog Day. Con il lavaggio del cervello è andato a casa di Craftycorn a rubare baby. La mia piccola se n'è andata. Dov'è? Ci sono delle impronte. È stato Dog Day. Deve riportarmi indietro la mia piccola. Ora sei libero. Che cosa vuoi da me? Non ti preoccupare, tutto andrà bene. Ora c'è la tua nuova mamma. Combattimento tra unicorni. Meno male che la piccola ha combattuto. L'hanno sconfitta e è tornata nel suo mondo. Spero. È la prima volta che la vediamo. Catfin versione femminile. È bellissima. E a quanto pare Catfin sta chiedendo a questa ragazza di sposarlo. Era solo un sogno. Oh, era solo un sogno. Sono così triste. Guardate, vede Catnap con la sua dama. Innamorati. E anche lui vuole innamorarsi. Devo andare nel mondo dei Frowning Critters. Vuole tornare lì e trovarsi una fidanzata. L'ha teletrasportata. Sei bella come una tazza di caffè la mattina. Mondo della morte. È stata risucchiata nel mondo della morte da un portale orripilante. Oh, ci sono le bare. E qui mi sa che c'è la morte. Non ti preoccupare. Sei salva. Sei il mio eroe. Oh mio Dio. Questo posto non è per te, te ne devi andare. Ti ha rubato la falce. Morty ha detto, ma quella è mia. Che cosa succede? Sta controllando i non morti. Sei libera, piccola mia. Il portale si è chiuso. Forse Catfin ce l'ha fatta a salvare Lady Catfin. Che cos'è? Avrei urlato anche io. È una mano viva. Una mano viva. Una mano viva come quella di Mercoledì Adams. Ma nel frattempo, vi ricordate i mostri dello zoo? Beh, esiste un altro zoo. Zoo Cozies o qualcosa del genere. Dove ci sono degli animali spaventosi. Anche lì. Se lo conoscete, fatemelo sapere nei commenti. E ovviamente lasciate mi piace e iscrivetevi al canale. Il mostro dello zoo si è appena trasformato e è una giraffa spaventosissima. Ed è entrata anche lei dentro la Poppy Playtime. Oh mio Dio. Pescare è così bello, non bisogna pensare a niente, è rilassante. Sì, finché non arrivano i mostri dello zoo. Sì, forse è il caso che catturi quella giraffa, Catnap. Anche perché sennò farà fuori tuo figlio. Metti mio figlio sul pavimento adesso. Gli ha strappato il cuore. Sei stato ammazzato da una giraffa, papà. Mi dispiace, piccolo. Non ho potuto proteggerti. Tu sarai il prossimo. Preparati a morire. È entrato nella giraffa. E si è buttato di sotto. Ha salvato il piccolo Catnap. Ma avendo ancora il cuore, forse possono riportarlo in vita. Bel piano, figliolo, provaci. L'ha ricuscito. Ce l'ha fatta. Vi siete scordati di me, no, vero?
What do I do now? Ho detto, ehi, aspetta, che cosa dovrei fare adesso? Chi se ne frega? Noi passiamo alla prossima storia. Ci sono Catnap con Catfane. Baby Catfane. Non l'avevo mai visto, Baby Catfane. E dietro di loro, guardate un po' chi c'è. Sempre lui, Piggy Piggy indemoniato. 10 minuti prima. Ho un regalo per voi. Papà, che cos'è? È un Chupa Chups. È un giga Chupa Chups. Ho delle cose da fare adesso, quindi rilassatevi, mangiate i vostri Chupa Chups e ciao. A quanto pare, Catnap è geloso perché Catfane ha regali sempre più belli e più grossi dei suoi e vuole farlo fuori, eliminarlo dalla sua vita. Ha fatto finta di sapere che nel bosco c'è una candy house, una casa delle caramelle, ma invece questa è la casa di Piggy Piggy indemoniato. Spammate anche voi pollicioni nei commenti. Peccato che Piggy Piggy era fuori casa e l'ha beccato dietro l'albero. Il suo piano non è andato a buon fine, ragazzi. Poverini. Si meritava Catnap di cadere di sotto, visto il brutto scherzo che ha fatto a Catfane. E invece no, cadrà Catfane e non se lo meritava. Guarda le tue spalle, bro, ma non volevi farlo fuori. Lasciate dei cuori arancioni nei commenti. Speriamo di salvare Catfane. Ah, ora lo vuole far fuori. Adesso è contento? Ma non eri triste per un secondo fa? Ci ha ripensato. Lui è mio fratello, lo devo salvare. Ah, meno male, Catnap. Ti sei ripreso. Sentite la musica di Amazing Digital Circus. Che carini. Mamma mia, ma adesso bisogna vedere assolutamente un'altra storia di gioia. E questa volta il protagonista non sarà solo lei, ma anche Ansia. A quanto pare Gioia ha avuto una figlia e giocano insieme con le emozioni felici. Ansia però, vedendo questa scena, si sente un po' affranta. Non ha amici, non ha famiglia, è sola. Forse vuole farsi una famiglia anche lei. Che cosa succede? C'è qualcuno dentro il cespuglio, l'hanno beccata. È spaventosa. E Gioia si è messa anche a piangere. La sua mamma la odia, vai via Ansia, vattene. Hai spaventato la mia piccola, hai fatto dei rumori strani. In effetti Ansia è un po' molesta. Ma aspettate, so che non mi conosci, ma posso rimanere con voi per favore? A quanto pare serviva proprio una mamma. Lui sembra un'ansia perfetto e quello sembra un baby ansia perfetto. Ok, c'è un temporale, ci sono i tuoni e a quanto pare sono tutti molto spaventati. Questa casa è bellissima, andiamo a abitare qua dentro. A quanto pare Ansia ha così tanta ansia che è ansiosa di avere una casa. Ha anche molta paura di rimanere sola di nuovo, quindi si attiva ed è pronta ad aggiustare questa casa in modo che loro due ci vogliano abitare insieme a lei. A tutta velocità. Un attacco d'ansia di tutto rispetto. Sembra un tornado. Bella! Mi piace? Fatemelo sapere nei commenti. È stupenda. È schizzata, Ansia, letteralmente schizzata. Oh mamma, ho molta fame adesso. È pronta a cucinare. Cucina con molta ansia, a tutta velocità. È fatto con amore, piccolo, tieni, è per te. Se l'hai mangiato tutto in un boccone. Dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? Non ti far prendere dall'ansia. Ansia, non ti far prendere dall'ansia.
No, no, quella è trita tutto. Se ci metti la mano te la spoltiglia. È pericoloso, non ce la mettere la mano. Non mi dite che la mano ce l'ha messa lei. Poverina, si è tutta stagliuzzata. Non se lo meritava, Ansia. Non toccare i cavi elettrici. Non si mettono mai le mani tra i cavi. È pericoloso, piccolo. Mi sta facendo venire l'ansia anche a me, ok? C'è anche un topo in casa. Che schifo. Cioè, i topi sono belli, ma solo se sono topi domestici. Perché quelli che vivono all'esterno potrebbero essere malati. Di solito hanno la rabbia, le pulci e tante altre schifose malattie. Ha preso la scossa, è stata tritata e ora il figlio si sta anche per buttare dalla finestra per rincorrere un topo. Ok, le storie con ansia mi fanno venire l'ansia. Forse è il caso che io smetta di vederle. Si è fatta malissimo, poverina. Io non so se vuole continuare ad avere una famiglia. Forse stava meglio da sola. Oh, sono così carini. Rilassati, ansia, rilassati. Non è successo nulla. Sì, il padre non ha visto tutto l'ambaradan, però. Il piccoletto ha chiesto scusa alla mamma. E a quanto pare si sono un po' tranquillizzati tutti. Beh, se queste storie vi sono piaciute, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere quale vi è piaciuta di più. Ciao!